Mamma, sono io, apri. Ciao tesoro, sei... Lily! Che succede? Lily! Lily! Chissà che l'hai preso adesso. Non è il caso di farla arrabbiare ancora di più. Non ci posso credere. Dei tanti ragazzi in cui mi dovevo andare a incappare, proprio del bullo dovevo innamorarmi. Non me ne poteva andare una giusta per una volta. Non posso mai avere una gioia nella vita. Ai! Sono proprio una stupida. Bene, la mia scuola è divisa in due fazioni, i ribelli e i pacifici. Io farò parte dei pacifici e se faccio parte dei pacifici è perché sono una debole, l'hanno detto tutti. Eppure Dotti non mi sembra così tanto debole, anzi, direi che se non la conoscessi per bene è la prima che sembrerebbe una ribelle. Oh, non ti capisco più! Niente, niente, nulla! Ah, ti capisco, Lily. Tranquilla, so benissimo che cosa stai dicendo. Ci sono passata anch'io, tesoro. Sono più grande di te, sono tua madre, dovresti saperlo che anch'io sono stata giovane. Oh, mamma, scusami per prima, ero agitata, credo, come sempre. Hai sentito quello che ho detto per caso? Non tutto. Ho solo sentito che tipo la tua scuola è un po' particolare ed è divisa in due fazioni, da quello che ho capito. Sì, no, niente, è una sciocchezza. Beh, rispondi. Se ti piace qualcuno a cui tu non piaci, tu che cosa fai? Sentiamo. Che cosa faresti tu? Che cosa hai fatto, anzi? Vuoi la verità? Niente, non ho fatto niente. Chi non ti ama per quello che sei e non ti apprezza per come sei, non merita il tuo amore e la tua sofferenza. Quindi non ti ci devi sentire male, capito? E chi è questo tipo? Posso saperlo? No, no, è un bullo, niente di che, non gli piacerei mai, sono troppo debole per lui. Nessuno è troppo debole per nessuno. Anche i ragazzi hanno le proprie paure, le proprie debolezze, ma non le chiamerei debolezze, le chiamerei più che altro, sì, paure, oppure timore di perdere qualcosa o di subire qualcosa. È tutto normale, tutti i pony, tutti gli esseri viventi hanno delle paure. Ce ne ho anch'io. Per esempio, ho paura di perdere te, tesoro. Questa è una più grande paura di me e tuo padre, capisci? Sei nostra figlia e ti vogliamo bene. Quindi... Non sentirti male per le persone che non ti apprezzano, d'accordo? Ma non è che non mi apprezza, è che è molto diverso da me. Se è diverso vuol dire che non ti ci trovi a tuo agio. Cerca di seguire il tuo cuore. Non dare la possibilità a chi non se lo merita, d'accordo? Anzi, vedrai che presto ti ricercheranno quelli che cerchi tu, insomma. Capito? Non ti ci sentire male, Lily. Piuttosto preparati che tra poco è pronta la cena. Ti sto preparando un buon piattino. Oggi sei tornata molto in ritardo. Che cosa hai fatto? Ti sei trastullata a scuola con le tue nuove amiche? A proposito, come sono le tue nuove amiche? Ti ci trovi bene? Hai fatto nuove amicizie il primo giorno? Sì, è tutto bene. Più o meno. Tutto bene. Tutto bene. Magari andasse tutto bene. Chissà domani il mio testa cosa mi dirà. We'll be right back.
preparata per il test? Sì, ma sono un po' nervosa, sinceramente. Lo eravamo tutti, tanto. Ci credo. Tanto. Di preciso quanto dura questo test? Non molto, un'oretta al massimo. Quindi perderò la prima ora? Praticamente sì, tanto non è niente da perdere. Avevamo storia oggi. Io detesto quella materia. A chi lo dici? A me invece piace. Impari moltissime cose che sono successe tempo fa. È interessante, secondo me. No, io non riesco proprio a farmela piacere. A chi lo dici? E se si scoprisse che io sono una ribelle? No, non succederà mai, impossibile. Te l'abbiamo detto fin dall'inizio che tu sei una di noi. Sei sicuramente una pacifica come tutti noi. Ti vediamo da come ti comporti e già il fatto che stai con noi vuol dire moltissimo per l'insegnante. Già, se solo se ne accorge. Cioè, voglio dire, se si accorge che noi siamo sempre insieme perché non esce mai dal suo studio, quella lì è la nostra insegnante di italiano, ma ogni volta che spiega è molto silenziosa, sta sempre con la testa fra le nuvole, non so proprio cosa gli passi per la testa. Vabbè, un altro mistero. Che cosa bella, questa scuola è piena di misteri. Forse se lo sapevo non sarei neanche mai venuta qui. Perché dici così? Pensavo che noi ti fossimo simpatiche. Ma sì, ma certo, voi mi siete assolutamente molto simpatiche. Volevo dire che non mi aspettavo che questa scuola fosse così. Beh, almeno ci siete voi che mi rendete felice, però ho sempre tanta paura di tutto, di ogni cosa. Ho paura di aver scelto la scuola sbagliata. No, non hai scelto nessuna scuola sbagliata. Questa è sicuramente quella che fa per te. Più o meno. Magari... Certo, non è la scuola di una pappamolle, non che tu sia una pappamolle, intendo dire che magari è la scuola di qualcuno che ha bisogno di rafforzarsi e di essere più sicuro di se stesso. Tutto quello che io non sono praticamente, eppure sono ancora qui, sono viva e vegeta. Sì, ma voi siete molto amiche, quindi vi difendete a vicenda. Io non ho mai avuto amici del cuore che mi difendessero. Eccetto voi. Ovviamente, eccetto voi. L'ho già detto. Dico solo che secondo me le cose potrebbero veramente andare meglio. Se solo ci unissimo un po' di più tutti quanti. Lascia perdere, ci abbiamo già provato molte volte. Anche i nostri insegnanti ci provano a farci unire un po' di più. Ma è assolutamente impossibile, ci abbiamo provato in tutti i modi. Sono quelli dell'altro gruppo che non collaborano. Noi ci proviamo a fare amicizie, ma loro ci respingono sempre. Hai visto pure tu come sono fatti, no? Sì, ho visto. Vabbè, almeno ci avete provato. E questo è quello che conta. Sì, alla fine è solo questo che conta. Signorina Lily Blossom? Sì? Prego, da questa parte per il suo test. Va bene. Ci vediamo più tardi, ragazze. Ciao, ciao. Lily, buona fortuna. Ciao. Ciao. Speriamo bene. Ho i nervi a fior di pelle. A chi lo dici? Dopo quello che è successo a me, non voglio che capiti un'altra cosa del genere. Non ci pensiamo, andiamo in classe, i professori si arrabbiano. Certo, arrivo. Buona fortuna a lei. So che sarai una di noi. Ne sono più che sicura. Bello ufficio. Niente male. Lui! Lui cosa ci fa qui? Oh no, io il test con lui non faccio neanche molta. Signorina Lily Blossom, c'è qualche problema? No, certo che no, arrivo. Devo lasciarlo qui questo? Sì, certamente. Va bene. Buongiorno. Buongiorno, signorina Lily Blossom. Ecco. Prego, signore Applebliss, faccio vedere il test che deve fare. Metti il tuo zoccolo qui. Ubbidisca, signorina Lily Blossom. In cosa consiste questo test? Già che hai fatto questa domanda dice moltissime cose. Ne terrò molto conto. Ora faccia come le ho detto. Ma voglio sapere perché devo farlo. Questo test è una sorta di... come ti posso dire? Questa è una macchina della verità. Tu
Dovrai dire la verità, tutto qui. Ti faremo delle domande e dovrai rispondere con la verità. Se non rispondi con la verità, prenderai una scossa molto potente. E beh, terremo conto di quante bugie dirai e di quante verità dirai. E tutto quello che dirai verrà segnato qui e alla fine verrà calcolato il tuo risultato. Capito?